Ciao fragoline, nuovo video. Questa volta ho voluto fare una recensione di come mi sono trovata io con Natura Mojo. Prima di iniziare questo video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così non perdete neanche un solo video in cui uscirà sul mio canale. Lasciatemi un pollice in su e seguitemi su Instagram. Detto questo, iniziamo e vi faccio vedere. Allora, io ho visto che nessuno ne parla più di questa marca. Questa marca è Natura Mojo, praticamente come Fit Via, Food Spring, se l'ho detto giusto, e l'altro che adesso stanno facendo, non mi ricordo il nome, sono praticamente quasi tutti uguali. Quasi, non dico tutti uguali. Io ho preso due prodotti, che sono questi qua. Ovviamente sono finiti, perché li ho finiti, li ho provati. Sono questi due, Fit Banana e Fit Vanille. Vanilla. Questi sono 480 grammi. Qua vi spiega praticamente come dovete utilizzarlo. Qua sostituisce fino a due pasti, praticamente dovete aggiungere 5 cucchiai di polvere e 250 ml di latte scremato e un cucchiaio di olio vegetale, eccetera eccetera. Non è che ve lo spiego fino a tutto, però voglio farvi sapere cosa ne penso io di questi prodotti. Allora, questi due prodotti più lo shake, che è questo qua, l'ho pagati, se non mi sbaglio, dalle 30-40 euro. Adesso non mi ricordo il 100% perché sono passati più o meno 2 anni e io mi sono ricordata che ho questi prodotti praticamente ancora e non vi ho fatto ancora le recensioni, per cui cioè, dovete capire che dopo 3 anni che sono passati è difficile a ricordarsi il prezzo, in poche parole. Comunque, come prezzo è altissimo, tanto. Io ne ho presi due perché adesso non mi ricordo se non mi sbaglio, tutte e tre, che è un kit. Sto sparando a cosa a caso. Vabbè, praticamente tutte e tre dovrei averle pagate sui 40 euro, non mi ricordo bene, ma più o meno, vabbè, non, quello è il prezzo lì più o meno, e costa abbastanza tanto. Ho visto che nessuno parla più di questo Natura Mojo, prima ne parlavano tanti, come ad esempio sta spopolando Fit Via, infatti in questi mesi, in questi anni, è un continuo che parlano di Fit Via, Food Spring, eccetera, no? Come ovviamente stavano facendo con questo prodotto. Cosa è successo? Alla fine tutte le persone che avevano provato questi prodotti, che dicevano che buoni, ti aiutano a perdere peso, bla bla bla, no? In poche parole non le stanno più utilizzando, non stanno usando più questo prodotto perché ovviamente non è un prodotto buono. Secondo me. Io mi sono trovata male, il gusto non mi è piaciuto sia per il Fit Banana che Fit Vanille, per cui non prendete questi prodotti, perché se volete, ripeto, io non sono una dietologa eccetera, ma vi consiglio di non spendere come ho fatto io di queste cagate, perché sono soldi buttati al cesso. Io dico così perché non, cioè, ok, va messo con un'alimentazione giusta, bla bla bla, però queste cose fanno male al corpo. Dovete fare una dieta giusta senza queste cose qua, perché non servono a niente. Per cui io ho perso 7 kg in 2 mesi, no? Con fatica, perché ovviamente ci vuole il cervello per perdere chili, no? Per perdere peso. Per cui io ho perso peso senza queste cose qua. Io queste cose qua ovviamente le ho provate 3 anni fa. Io sto perdendo peso adesso senza queste. Per cui vi consiglio di
perdere peso, perdere chili, mangiando giusto senza queste cose, perché fanno male al vostro fisico, al vostro corpo. Per cui io non mi sono trovata bene, non li ricomprerei perché il prezzo è troppo alto. E poi, se andate sul sito di Natura Mojo, anche se ci sono gli sconti, cioè, i prezzi sono esagerati. Ok che sono 480 grammi e un prodotto non è, cioè, è bello. Adesso non so qua, qui c'è scritto 5 misurine, per cui adesso non mi ricordo quanto mi è durato. Però, cioè, parliamoci chiaro, non fanno bene alla salute. Punto. Anche perché qua poi il bello che dicono, adesso non so, che poi adesso che ho letto sotto Made in Berlin, cioè non è neanche italiano questo prodotto, per cui meglio di no, meglio di no. E a niente, allora io ho finito questi due prodotti perché, cioè, capito a me, buttare 40 euro di prodotti e poi non finirli. Anche no, preferirei finirli, così almeno so che li ho utilizzati, eccetera. Però vi assicuro che non fa perdere peso, eccetera. Questo. Comunque, detto questo, allora, su Fit Banana c'era dentro il cocco, tè verde, melograno, papaya e pisilio. Più o meno. Comunque questi sono gli ingredienti, cioè le cose che c'erano dentro. E invece con la vanilla c'è anche questo. Allora, gli ingredienti qua dice che sono naturali al 100%, ma sinceramente non è vero. Comunque, ah, ecco, non riuscivo a cioè, c'è scritto quante porzioni sono. Sono 12 porzioni e dice che sostituisce un pasto per perdere peso. Ma dai. Vabbè, comunque sono 12 porzioni e per più di 30 euro, adesso non so, 30-40 euro, per 12 porzioni, meglio di no, meglio di no. E poi, appunto, nessuno più parla di questo prodotto. Comunque, io volevo parlare di questo prodotto, volevo farvi sapere come mi sono trovata 3 anni fa, anche se è passato tanto. Poi c'è scritto senza glutine e anche vegetariano, in poche parole. Vabbè, non vi dico gli ingredienti, eccetera, perché tanto non credo che qualcuno comprerà questi prodotti di nuovo. Questo qua è molto carino, io forse lo terrò per metterci, non so, fare un frappé, qualcosa del genere, che è anche utile come cosa, è anche carino, verde. Niente, questa, diciamo, è quello che penso io e la mia, diciamo, recensione su questo prodotto, su questa marca. Ovviamente, io mi sono trovata così, per cui non mi sono tanto trovata bene. No, secondo me il peso me l'ha aumentato invece di diminuire, per cui è bocciato questo prodotto. Cioè questo qua. Ok, ho parlato fin troppo, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate voi e se avete provato questo prodotto del Natura Mojo e niente, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirmi su Instagram, un bel mi piace e un commentino qua sotto, perché sennò tutte le volte ripeto sempre le stesse cose. Per cui, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere, non so se vedete ancora questo prodotto, cioè le persone
prendono ancora questo prodotto, fatemelo sapere. Io per il momento non ho visto ancora nessuno che sta ancora comprando questo prodotto, questa marca, per cui non lo so, fatemi sapere che sono curiosa di vedere se stanno ancora utilizzando questo prodotto qua. Io sul sito ho controllato e infatti c'è sul sito ancora, ma nessuno vedo che compra più su questo sito. Per cui niente, noi ci vediamo al prossimo video dopo ho detto questa cosa qui e chiudo al prossimo video. Ciao!